libro di un'ultima chance, è la storia di un'ultima chance, di un impiegato contabile con una vita grigia, un vedovo con tre figli già grandi, e non capisce nessuno dei tre di questi figli. Uno è un figlio maggiore, è venuto a patti con un sistema, si è trovato il posto pubblico, e con una, diciamo, con un appoggio politico, e cerca di aiutare il padre a andare in pensione prematuramente, sempre attraverso gli stessi appoggi politici. Quindi un magheggio che no, per noi in Italia è molto difficile capire questo, però questa cultura sudamericana ci dà questo spaccato di corruzione e appoggi politici. E il secondo figlio è gay, e il padre, diciamo, lo viene a scoprire, così come il fratello, sono tutti e due molto omofobi, lo menano, cioè proprio questo figlio, dopo che ha fatto outing, le piglia pure. E poi c'è una figlia che ha appunto una vita, insomma, il padre non li capisce, questi tre figli. E lui si descrive sin dall'inizio come anziano e ormai senza più speranze. A pagina tipo 3 si scopre che ha 49 anni. Ora, io ne ho 44. Devo dire, quando l'ho letto ne avevo 34, però non mi sembravano così tanti 49. Invece in questa storia questo è un uomo che sente il peso di una vecchiaia precoce interiore. Sarà perché è vedovo, sarà perché appunto la vita dei suoi figli è andata avanti. E sarà perché fa anche un lavoro di merda, perché fa il contabile in un posto noiosissimo dove deve controllare libri di numeri e di bilanci da far quadrare, e si sta già orientando alla pensione, sta già pensando di accettare la proposta oscena del figlio di farsi avvantaggiare per andare precocemente a casa, e forse perché sogna che l'ozio sia un posto pieno e non vuoto, dove lui possa rientrare in qualche modo in contatto col senso di se stesso che non ha più da anni. E gli succede già dalle prime pagine una di quelle cose che noi donne guardiamo con tenerezza negli uomini cinquantenni, si chiama crisi della mezza età. Incontrano una ventenne con le chiappe sode e se ne innamorano. E a lui succede questa cosa con una nuova impiegata che entra nell'ufficio insieme ad altri tre, sono una nuova annidiata che deve sostituire questi prepensionamenti, e all'inizio nemmeno gli piace, perché non è proprio buona. È simpatica, è devota, è un tipo, diciamo, però non è quella che lo colpisce, non è proprio la bonazza. E si innamora di lei lentamente, è come ci si innamora per l'ultima volta. Non è un colpo di fulmine, ma è un colpo all'asse stesso di una vita che si crede già finita. E quando un'anima ricomincia a fiorire, fiorisce a quell'età, nell'età in cui lui si percepisce ormai da tagliare un albero secco, l'amore ha tutta una tenerezza che nella furia dei vent'anni non ti puoi permettere, ti travolgono altre cose. E l'amore maturo per questa ragazza così più giovane lo riaccende, è la sua tregua, la tregua di una guerra triste in cui lui è uno sconfitto in partenza. E il destino, Dio, non so, gli offre quest'ultima chance di felicità, lui infila le dita nella panna di una torta che non è la sua. E infatti, vi dico, non ha un lieto fine, ma alla fine ve l'andate a vedere. Wow.